La mia domanda era come fare ad essere veri, sinceri, ad essere noi stessi. Considerando quello che hai detto tu, la nostra identità viene condizionata perché viviamo dietro tutti questi meccanismi. In ogni situazione non riusciamo a far venire fuori un meccanismo per autodifenderci o aggredire chi Ma sappiamo. la domanda neanche scherza, non essendo psicologo. Sono il papà. Per cui dico, cioè io stavo riflettendo questo. Allora, come fare ad essere sinceri davanti a Dio, davanti a noi stessi e davanti al nostro prossimo, visto che comunque siamo condizionati sempre da questo tipo di sistema? Allora, intanto vorrei dire che essere veri e sinceri non significa esprimere tutto quello che sentiamo, ma significa esserne consapevoli intanto, che sennò potremmo dire io sinceramente sento di darti uno schiaffo e siccome sono sincero te lo do. Non solo, questo è un aspetto. Un altro aspetto è che la parola verità, quindi sincerità, ha a che fare sempre, dovremmo dire, riveduta e corretta dalla nostra emotività, da tutti quei fattori che sono soggettivi. Se voi chiedete, non solo a moglie e marito, ma anche a persone che sono stati spettatrici dello stesso evento, gli chiedete cosa avete visto, ognuno vi darà un racconto diverso e sarà pronto a farsi tagliare la testa che quella è la verità. È proprio, è in nome infatti di questa verità, senza andare poi nel campo teologico, perché qua anche lì ci sono scontri, crociate a colpi di versetti, di teologie, di dottrine in cui ognuno dice ho il monopolio della verità. Quindi quando parliamo di questa parola, io credo che l'unica persona che ha detto io sono la verità, la vita, è Cristo, e quindi è Dio. Quindi questo ci fa capire che la verità assoluta sta in Dio o sta nel delirio. Ma dico, nel delirio, nel senso, capite in che senso? Perché spesso l'insicurezza, ancora una volta, vedete un poco, la paura, spesso è alla base di quei meccanismi che in certe personalità portano al delirio, cioè al bisogno di una certezza assoluta a livello mentale, però. E quando cerchiamo una certezza assoluta a livello mentale, siamo vicino ad essere se non proprio deliranti, ma diventiamo in ogni caso settari, diventiamo fanatici, diventiamo totalitari, perché? Proprio per la insicurezza di fondo, per cui dobbiamo assolutizzare, ma questo è anche nel campo politico, proprio, Sì. dico, in tutti i campi, più siamo insicuri, più quello che noi pensiamo deve essere assoluto e totale. Quindi dicevo, questa verità in realtà ha a che fare con la scoperta che questa verità non è in noi, cioè noi potremmo dire in parte, potremmo prendere quel versetto e dire in parte ci conosciamo e in parte possiamo quindi esprimere, ma poi ci sarà un momento in cui saremo totalmente conoscibili. Ecco, io ancora oggi ho delle reazioni che colgo in me stesso che non me l'aspettavo. Per esempio, in un periodo io, per esempio, non pensavo assolutamente di essere vanitoso, pensavo che queste cose fossero più di tipo femminile. Allora, sapete come Dio fa per farci capire certe cose? Non basta leggere non siate vanitosi, perché tu dici non siate vanitosi, no, io non sono vanitoso, quello è vanitoso, guarda quello come si veste, guarda come appare, oppure non siate orgogliosi, no, io orgoglioso, assolutamente, ma quello è orgoglioso. Come fa Dio a farci accorgere di questo? Come facciamo noi di solito per identificare una malattia? Andiamo al medico? Di solito, magari il medico, se non ci vede chiaro, dice che bisognerebbe ricoverarsi. E quando siete ricoverati là, cosa state? Così? Fermi? Arriva il medico e dice bisogna fare questo esame. No, io no. Sempre. Esami, test di ogni genere, di ogni tipo, anche spiacevole, pensando a qualche rettoscopia o altre cose del genere, o anche l'esofagogastroscopia.
che debbano chiaramente evidenziare. Che ne direste di uno che si ricovera e poi dice: no, io sto bene, questo dottore dice: no, io non ho niente, assolutamente. Là lo comprendiamo l'importanza di scoprire il male, perché vogliamo essere liberati. Ma quando non lo capiamo, è come se Dio permettesse poi delle circostanze nella nostra vita. E allora che circostanze secondo voi dovrebbero avvenire per una persona che è orgogliosa e che non se ne rende conto, per fargliene prendere coscienza? Secondo te cosa deve vivere? No, capite, in che situazione si deve trovare? Di estrema umiliazione, cioè questo a me, questo ce lo dire. Vi stavo facendo l'esempio della vanità. È successo un periodo in cui mi è venuta una dermatite seborroica, di quelle proprio, cioè che ben la cosa dei Fantastici 4 era un'immagine bella, cioè proprio cose. E a quel punto, intanto chiaramente ho cominciato a provare tutte le creme, tutti i dermatologi, tutti destra e sinistra, più mettevo cose e più peggiorava. E a quel punto mi sono dovuto rendere conto, io non uscivo di casa, perché? Perché mi vergognavo di mostrare quella faccia, perché poi giustamente quelle persone che incontravo dicevano: ma cosa c'hai là? Allora, per dire, questo è stato un esempio di come mi sono dovuto rendere conto di come una cosa, diciamo, così stupida, in certi momenti certamente era impresentabile, ma in certi momenti erano solamente macchiette così, potesse handicapparmi, bloccarmi e condizionarmi in tanti aspetti della mia vita relazionale, per cui ho dovuto prendere coscienza che ero vanitosa. Cioè, non è stato facile, però nel momento in cui ne ho preso coscienza, paradossalmente, e poi ho detto: va bene, ho perso la faccia, non ha importanza, sono sereno lo stesso, la mia pace non può dipendere dalla mia faccia o dagli altri che mi giudicano perfettamente in regola, senza nessun brufolo, nessuna cosa del genere. Da quel momento non ho superato questo disagio, ma la cosa bella è che poi se n'è andata. Paradossalmente. Quindi, cosa voglio dirvi con questo esempio? Ne potete fare tanti altri, che spesso, dico, noi ci troveremo in situazioni dove si evidenzia la verità di noi stessi, e se siamo sinceri, ecco, l'amore, io credo che l'amore che Dio chiede a noi è la sincerità di quello che siamo. Ecco, se noi siamo sinceri possiamo realmente accorgerci di certe cose, capire quanto dipendevamo da quelle cose, quanto eravamo influenzati, e imparare a rinunziare e ad essere liberati progressivamente. Dico, è un processo, non è una cosa che avverrà in un giorno, certo. Ma è importante poi sapere che mano a mano che noi scopriamo la vera libertà, io per esempio non potevo assolutamente avere contatti con persone che ce l'avevano con me, non potevo sopportare persone che mi giudicavano, ho dovuto vivere queste cose. Ora, per dire, non ho difficoltà, pur sapendo che una persona ha parlato male di me fino al momento prima, di essere sereno nei suoi confronti. Prima non avrei potuto neanche, non dico parlare, ma neanche incrociare lo sguardo. Ma è un miracolo, non sono diventato più buono, ma ho semplicemente scoperto di più questo potenziale che avevo ricevuto in Cristo nel momento in cui mi sono reso conto veramente di non poter essere apprezzato e accolto da Dio, del mio peccato, se vogliamo usare una terminologia biblica. Ho ricevuto questo dono della salvezza, però riceverlo è importantissimo, ma se non ne scopriamo le implicazioni, alla fine continuiamo a lottare più con le nostre risorse. Ma Dio permetterà che le nostre risorse vadano in tilt, e da lì una fede porterà fuori la vittoria che è dentro di noi.